Oggi parliamo di Si sposta Gerace, dove dialogheremo con Suor Mirella Mujà, una monaca eremita, una figura straordinaria, una figura avvolta dalla luce del divino. Suor Mirella Mujà è stata ricercatrice presso l'Università La Sorbona a Parigi dal 1971 al 1989. Poi è ritornata in Calabria e ha abbracciato la vita eremitica ed è stata consacrata monaca dall'arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini. Adesso andiamo a conoscerla. Allora, Suor Mirella, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Allora, noi sappiamo che lei ha studiato e ha vissuto a Parigi ed è stata ricercatrice all'Università della Sorbona, un'università prestigiosissima. Cosa l'ha spinta a lasciare l'ambito della ricerca ed intraprendere quello spirituale? È stato questo, il fatto che ho cercato e trovato il senso della mia vita. Prima lo cercavo nella cultura, nell'arte, ma anche in fondo nella ricerca della giustizia, che mi interessava molto, ma mi sono resa conto che restava, come dire, un campo limitato. E poi l'ho trovato nella fede. Io non ero credente quando ero ricercatrice alla Sorbona. Quindi 25 anni di ateismo, tra virgolette, o agnosticismo, e poi c'è stato il salto. E questo salto è stata una vera e propria via di Damasco, per cui radicale nell'87. E da lì ho capito che la mia vocazione era il ritorno in Calabria. Possiamo dire, Suor Mirella, che lei è la fondatrice dell'eremo dell'unità, delle monache dell'eremo dell'unità. Non ci sono le monache Non c'è dell'eremo nessuno. dell'unità, io sono l'eremita Siete sola qui. dell'eremo, per ora sì, l'eremita dell'eremo dell'unità, che ha preso nome dalla mia stessa chiamata, che è quella ecumenica, ma anche dalla chiamata di questo luogo, perché questo luogo era un'antica cattolica. Che vuol dire? L'abito che lei indossa l'ha creato lei oppure l'ha ripreso da qualche ordine? Beh, diciamo che nella misura in cui mi è possibile trovare il colore e il tessuto, che ho in mente, questo abito è, ispirato alla tunica monastica, dei monaci, delle monache della piccola famiglia dell'Annunziata, fondati da Don Dossetti, che sono in Calabria Bonifati, oltre che a Bologna e in Terra Santa. Ho aggiunto lo scapolare perché nella tradizione del monachesimo italo-greco in Calabria c'è sempre lo scapolare, è il segno proprio della vocazione monastica. Perché ha scelto proprio questo luogo? Cos'ha di speciale, di particolare? Io non ho scelto niente. Questo luogo mi è stato proposto dal vescovo di allora, Monsignor Una Brigantini. grandissima figura, mi scusi se la Appunto, ma ha interrompo. ragione, è proprio così, e diciamo che ha l'intuito anche, no, delle realtà che non appaiono così a prima vista, ma che sono quelle più reali. E allora lui mi aveva chiesto, mi aveva detto: se vuoi ti do una chiesa da far rinascere. E ho avuto veramente una. Ho sentito che c'era qualcosa che mi interpellava, ma non ero pronta. Io allora stavo a Cosenza e ho detto: per ora no, non se ne parla. Quando me l'ha riproposto nel 2001 è stato subito prima della visita del patriarca Bartolomeo I, per cui tutti e due mi hanno detto la stessa cosa. E allora ho detto: va bene. Benissimo, Suor Mirella, che cos'è il silenzio? Questa è una domanda un po', non è difficile per me, spontaneamente la risposta sarebbe: il silenzio è ascolto, non è mutismo, non è vuoto, certo implica un'assenza di pensieri invadenti, di sensazioni che disturbano, vuol dire che c'è comunque un cammino, un percorso
che ci conduce a una dimensione in cui questo silenzio è possibile, ma identificare il silenzio con il vuoto è sbagliato, perché l'ascolto non è vuoto. Quindi il silenzio è proprio quella disposizione all'ascolto che ci rende capaci di ascoltare. Ma il silenzio parla ogni tanto? Sì, il silenzio più che parlare non solo parla, perché come è accaduto a Elia, che cosa dice il Signore a Elia? Esci dalla tua grotta, e gli dice il Signore non è nel tuono, nel terremoto e nel fuoco, ma nella voce di un silenzio sottile. E questa voce parla proprio perché il silenzio è l'ascolto. Noi ascoltiamo perché la voce parla sempre, ma noi non ascoltiamo. Allora, lei ha nominato Elia. Ci sono i padri del silenzio? Esistono i padri del silenzio? E chi sono? Ma i padri del silenzio sono i miei padri, cioè sono quelli da cui prendo ispirazione, di cui mi sento erede, sono i monaci del deserto, i monaci dei deserti medio orientali, che sono quelli che si trovano proprio lì all'orizzonte del mare Ionio, no? Dalla Grecia fino, ecco, Turchia, Siria, Libano, eccetera, sono tutti lì, e da lì sono venuti. E il monachesimo italo-greco in Calabria non è nato dai greci prima, è nato dai monaci del deserto, dai siriaci, dai palestinesi, dai libanesi, e quindi sono i padri del silenzio, perché sono i padri del deserto. Suor Mirella, il mondo sta vivendo un periodo bruttissimo, dilaniato dalle guerre, la pandemia, i giovani hanno perso la fede, molti giovani hanno perso la fede, e molte persone dicono che Dio sta in silenzio. Ma Dio sta in silenzio? Cosa si intende per silenzio di Dio? Perché secondo me Dio non sta in silenzio, non sta lassù a guardare. Dio non sta mai lassù a guardare, tutta la Bibbia lo dimostra. Lei mi diceva, ricordava le difficoltà di questo tempo, non solo dal punto di vista della guerra, della violenza, della pandemia, ma anche del fatto, come lei diceva, molti giovani hanno perso la fede. E la mia domanda è un'altra, e mi scusi ma io sono molto provocatoria, sì, ed è questa: ma gliel'abbiamo trasmessa? Cioè, che cosa crediamo di aver trasmesso ai giovani? Perché se vogliamo trasmettere solo forme di fede, rituale, devozionale, non trasmettiamo una sostanza, non trasmettiamo un senso. Quindi parlare con i giovani vuol dire incoraggiarli a cercare il senso delle cose, non la visibilità. Sono d'accordo con lei, però sconfineremmo, perché pure io dico che forse abbiamo trasmesso poco. E per fortuna adesso abbiamo una chiesa in uscita, penso, che sta aprendo ai giovani, e Papa Francesco secondo me sta facendo tanto. Molto. Però non usciamo dal seminato, perché questa giornata è dedicata a lei, questa puntata è dedicata a lei. Allora, adesso le vorrei chiedere: qual è la fatica più grande della vita eremitica e quale la gioia più grande? Queste sono domande molto provocatorie. La fatica più grande non è la solitudine, sicuramente. La fatica più grande, almeno per me, nella vita eremitica è questo portare il peso dell'ascolto, che non è facile. Non parlo dell'ascolto della parola di Dio, perché quella è la gioia. A proposito di gioia, ecco qual è. Parlo dell'ascolto dei fratelli. Quindi ascolto prima si poteva intendere nei confronti di Dio, ma non ci può essere ascolto di Dio senza ascolto degli altri. E in effetti l'eremo è sempre stato, come nei padri del deserto, è sempre stato considerato un luogo dove chi ha bisogno di sentire una parola di consolazione o di conforto si avvicina e racconta la sua storia. E questo è pesante.
perché il peso di tante storie, fallimenti, violenze, incomprensioni, è tanto questo peso. E bisogna portarlo nell'ascolto, ma anche nella preghiera. Ma ha anticipato la domanda, infatti io le volevo chiedere cosa chiedono le persone che vengono, i giovani si accostano a lei? No. No. I giovani si accostano quando comprendono che c'è una ricerca di senso, altrimenti se mi vedono come in genere vedono, no? Perché sono state purtroppo presentate così, le figure di riferimento religioso come appartenenti a una casta a parte, non vengono e hanno ragione. Ma quando si tratta di rispondere a delle domande di senso, che senso ha la nostra vita, che indirizzo può prendere, che cosa provo e perché, come mi devo relazionare, queste sono le domande che i giovani, quando raramente capitano, fanno, e questo è importante. Però lei mi chiedeva anche prima, gli adulti cosa chiedono? Intanto chiedono di essere ascoltati. Questa è la parola, veramente questo è l'essenziale, perché non possono condividere queste cose. C'è molta solitudine quindi molta nel mondo. Molta solitudine, ma direi che da noi, nella nostra mentalità proprio nostra, non solo qui della Locride ma di tutto il territorio calabrese, c'è una chiusura su se stessi, sia delle famiglie che delle persone. Assolutamente sì, mi trovo d'accordo con lei. E viviamo dentro gabbie di solitudine, secondo me. È così, ma questo anche perché per una storia che ci ha proprio svuotato della nostra identità per secoli e secoli, in realtà è come un ritirarsi in se stessi per proteggere qualcosa, ma è diventata una vera chiusura, un'incomunicabilità, una mancanza di relazione. E poi c'è purtroppo il concetto di famiglia. La famiglia come una cellula chiusa che deve difendersi da tutto ciò che è fuori. Posso suggerirle un'immagine? Sì, ecco, assolutamente. Dei primi anni che ho passato qui, il primo anno, quando andavo ancora a piedi in cattedrale, passavo e vedevo sempre porte e finestre chiuse, porte e finestre Mamma chiuse. Mia. E mi chiedevo, ma è possibile che qui non abiti nessuno? No, poi ho chiesto. Sono tutte abitate quelle case, ma la gente guarda verso il giardino, verso la strada, non ci interessa chi passa, non vogliamo saperlo. Mamma mia. Questo è l'atteggiamento. E poi le dicevo, quindi la gioia più grande è l'ascolto della parola di Dio. Sì, in... non c'è dubbio. Ma lei a volte esce di notte e prega? Di notte non esco. No, tipo si affaccia a guardare l'orizzonte, a cercare Dio nel silenzio della notte. L'eremo è affacciato all'orizzonte e l'orizzonte è il simbolo proprio. Sì, sì. Quindi per me è molto importante, tutte le ore del giorno hanno un significato. Certo, la preghiera inizia prima dell'alba, prima del sorgere del sole, quindi si assiste a tutta la gradazione, no, della luce che viene dall'Oriente. E nello stesso tempo la domanda era quella che riguarda la gioia della gioia, parola. Sì, la gioia della parola. Questa parola, bisogna intendere che cos'è. Cioè non è un codice scritto che mi trasmette delle certezze, è una parola che mi interpella, cioè che mi interroga. In tutta la Bibbia amo moltissimo il Primo Testamento che noi chiamiamo l'Antico, perché sono convinta che non c'è divisione tra Primo e Secondo, tra Antico e Nuovo, assolutamente non c'è. Infatti vedete c'è l'angolo della preghiera ebraica, perché con la Bibbia in ebraico, con la Menorah, perché sono legati, è vero. Tutto. Noi abbiamo ricevuto tutto, sì. Gesù è ebreo. Non è che adesso perché in cielo è assunto e lì e sta seduto alla destra del Padre, che poi in realtà sta qui in mezzo a noi, ma insomma sta lì e sta qui, non è che adesso che ha superato tutta la sua storia terrena non è più quello, la sua carne è sempre quella, cioè certo. La sua storia è sempre quella. Ma lui ha detto, dove ci sono tre persone che parlano, infatti, di me, là ci sono io. Là ci sono io. Ed è sempre con noi. Ed è sempre con noi. Allora, so che lei realizza delle bellissime icone. Insomma.
così dipende so, dai pareri. Che sono un concentrato di tecnica e di bravura e di preghiera profonda anche. Che significato hanno queste icone per lei e quali sono le caratteristiche che un'icona deve avere per essere chiamata icona? Queste sono domande molto precise, io cerco di partire dall'inizio. L'icona per me si è presentata subito dopo la conversione, perché è legata alla parola. Per me la parola racconta, non è né un comandamento, né è un racconto. Quindi la parola è un'immagine e l'icona è l'immagine di una parola. Quella parola che può anche esprimere semplicemente un mistero, per esempio l'Annunciazione è un racconto, diciamo, è una parola del Vangelo di Luca, bene, c'è l'icona, ma la maternità di Maria nella Vergine chiamata di Vladimir, che era Kiev a proposito, ecco, quell'icona lì cosa rappresenta? Non c'è una descrizione nella Bibbia, però c'è il mistero della maternità di Maria. E l'icona la rappresenta. Poi anche il Pantocratore, quell'icona, il Cristo Pantocratore, che è la più antica che ci è rimasta del VI secolo e si trova sul Monte Sinai, il monastero di Santa Caterina. Ebbene, dove lo si trova nella Bibbia descritto così? Non lo si trova descritto così, ma è tutta la parola che ne parla. E allora l'icona è il racconto del racconto, è l'immagine di quel racconto, se possiamo dire. Poi nello stesso tempo è anche un'opera che richiede tecnica, richiede materiale. Quindi un'icona è considerata autentica quando i materiali sono naturali, le terre naturali, non i colori chimici, ecco. Terre naturali, l'oro, deve essere oro vero, 24 carati, e il legno deve essere un legno finché è possibile stagionato e autentico. Poi se uno è povero non se lo può permettere, anche il legno che si usa a volte, mi ricordo che il mio maestro a Parigi me lo diceva, qualunque legno tu usi, se la tua icona è vera, il tuo legno è legno. Volevo chiederle, lei parla con le icone, quando l'icona è finita ci parla? Perché è una sua creazione, è una sua creatura alla ma fine. Ma non è che ci parlo quando è finita, ci parlo in corso d'opera. In corso d'opera, anche perché si dice delle icone, non si dice dipingere ma scrivere. L'icona è scritta perché è una parola. Ok, sa che me lo diceva anche un mio amico Paolo Lanza, che dipinge dipinge le icone bizantine. Vive in Sicilia, a Messina. Sì. E lui dice: vado a scrivere un'icona. Ecco. E me l'ha ricordato, è vero. Si scrive l'icona. Si scrive, ha ragione. È bellissimo. Allora, io adesso chiudo l'ultima domanda, che non è una domanda, cioè vuole dare, approfittare e dare un messaggio saggio ai giovani. Questa domanda è la più grande provocazione che lei mi ha fatto finora, perché per me è molto importante questo. Il messaggio ai giovani che potrei dare può sembrare alieno, perché in certe cose evidentemente mi rendo conto di essere come una straniera, ecco, un'aliena. Perché propongo cose che apparentemente non interessano più a nessuno, ed è così però, non è apparentemente. Però il messaggio da dare ai giovani è questo, quello che ho vissuto io stessa, finché si vive in maniera inconsapevole, non si è consapevoli appunto del valore della propria vita. Per diventarne consapevoli c'è bisogno di cercarne il senso, e questa parola senso è tornata dall'inizio, il senso che vuol dire, non vuol dire studiare filosofia, perché poi magari uno si può anche aiutare studiando filosofia, ma cercare quel senso della propria vita che è espresso anche nella propria storia. Anche le storie difficili, no, hanno un senso, cioè sono da vedere, da considerare come un cammino di
di crescita, di, come dire, di creazione. C'è un qualcosa dentro di noi che aspetta che noi collaboriamo con la creazione nostra. E però questo qualcosa deve essere consapevole. Quindi il messaggio ai giovani non riguarda la devozione, la fede come applicazione di riti o di norme. Questa è una cosa che acquista sostanza solo quando è piena di senso. Se si ignora il senso del rito, della devozione, dell'immagine e della parola, resta solo l'apparenza, quindi la ricerca di senso per me è fondamentale. Suor Mirella, noi la ringraziamo Grazie veramente, ha detto delle cose meravigliose. Grazie. a voi. Grazie a voi.